equipaggiamento. Ops, subito, prova microfono per fretta. Sì, pronto, siamo, tutto siamo pronti, aspettiamo Stefano che ci dà la bandiera. Sì. Va bene, allora, grazie di essere intervenuti, buonasera a tutti. Un incontro, come dire, interessante, importante, con un ospite importante che ci ha raggiunti questa sera e che, come vede, era un po' preoccupato perché dice siamo venerdì luglio, la gente pensa al mare, c'è un'offerta per i turisti che tutti dice pensano a ridere, a scherzare, eccetera, e dice ma c'è gente che ha voglia di ascoltare? Ci sono persone che vogliono ascoltare una persona che Stefano dovrebbe uscire con una frase, no? Che è quella di Don Gallo, proprio nel ricordo di Don Gallo, che è proprio la dimostrazione di come la ricerca della verità sia poi, come dire, molto più forte, molto più importante anche, no? Se arriva la frase di Don Gallo va bene, se non arriva la frase di Don Gallo, era per iniziare con un ricordo, voi sapete, immagino, se avete già partecipato agli altri incontri, che questa rassegna ha un fil rouge che è legata con il ricordo di Don Andrea Gallo. E proprio con Fernando Imposimato, che abbiamo qui questa sera ospite per presentare il suo ultimo libro, che è questo appunto I 55 giorni che hanno cambiato l'Italia, e soprattutto con un sottotitolo che era quello che poteva mettere la pressione sul fatto che ci fosse tanta gente che dopo 35 anni vuole ancora sapere perché Aldo Moro doveva morire. Ecco, dicevo, in questo c'è proprio quell'interpretazione, quella voglia di Don Gallo di cercare la verità, che io penso proprio un personaggio come Ferdinando Imposimato, abbiamo parlato di impastato a cena prima e quindi mi sono impastato nella presentazione, dicevo proprio Ferdinando Imposimato rappresenta. E quindi, che dire, io prima di presentare, perché poi saremo d'accordo, se voi siete d'accordo, di fare una presentazione, di chiedere all'autore una presentazione iniziale. Ah, eccola qua, vedete. Il mare grida forte, ma la speranza urla ancora più forte, la frase di Don Gallo, e parlavamo appunto che, secondo me, una persona con l'esperienza, si potrebbe dire, insomma, avendo raggiunto anche il fatto che se una persona come lei, no? Decidesse di stare in pensione, uno dice anche potrebbe tirare un po' in banca, invece nonostante tutto c'è la voglia, 35 anni dopo, un'esperienza che ha vissuto in prima persona, ancora di ricercare quella verità. E la ricerca della verità è proprio quella che parte con la convinzione che la speranza urla ancora più forte, perché dopo 35 anni uno poteva anche pensare, dice, vabbè, non ce l'ho fatta, rinuncio. Invece secondo me proprio il fatto che scriva il libro, tra l'altro capitiamo in un momento importante perché a dispetto di quello che si possa pensare, dopo 35 anni la verità non è ancora emersa, la verità deve ancora essere ricercata in parte, ci sono degli elementi che devono essere ancora recuperati e che vanno quindi recuperati. Ecco, io partirei proprio da questo, cioè se non c'è la voglia di cercare la verità e la speranza di riuscirlo a trovare, io penso che una persona come lei, con la sua esperienza, poi dirò più avanti altre cose anche sulla sua attività che è importante, notevole, non avrebbe mai scritto un libro così, giusto? Sì, sì, così è. Allora, innanzitutto io ringrazio Stefano e ringrazio voi dell'organizzazione per avermi invitato in questa bellissima piazza, in questo posto meraviglioso, e quindi sono lieto di raccontare una storia che fa parte della nostra storia della Repubblica. È una storia tragica perché, come diceva Ciampi, è forse la più grande tragedia che ha colpito l'Italia dalla nascita della Repubblica. E una breve introduzione, io mi sono occupato della
del sequestro, della strage di Via Fani, del sequestro e dell'omicidio di Aldo Moro nel 1978, a partire dal 17 maggio, quando mi venne affidato il processo. Moro era morto da 8 giorni, ucciso dalle Brigate Rosse. Ecco, io ho affrontato l'inchiesta avendo come obiettivo quello di trovare i responsabili di questo delitto infame, e ovviamente tutte le mie ricerche si sono indirizzate nei confronti dei brigatisti rossi, che avevano rivendicato l'omicidio e il sequestro e la strage di Via Fani. Quindi io, a distanza di un paio di anni, avevo raccolto una serie di prove, ho rinviato a giudizio 50 brigatisti rossi, mi ero accorto anche che alcuni di questi avevano rapporti con esponenti di servizi segreti del Mossad e del KGB, ma anche dei paesi medio orientali. Quindi ho scritto di alcuni capitoli che hanno riguardato appunto questi rapporti tra le Brigate Rosse e la RAF, per esempio. E però pensavo, dopo le prime 3 sentenze, di aver esaurito tutta la mia istruttoria, di aver accertato la verità definitiva. Pensavo che dietro le Brigate Rosse ci fossero solo le Brigate Rosse, punto e basta. Se non che poi, col passare degli anni, senza che io cercassi la verità, devo dire questo a precisazione di quanto detto lei, cioè ci sono state delle persone che mi hanno informato di fatti che mi sono apparsi incredibili. E quali erano questi fatti? Cioè, questi fatti riguardavano la prigione di Aldo Moro. Voi dovete sapere che nel 1980, nell'aprile del 1980, dopo che io feci arrestare Anna Laura Preghetti, scoprì che questa Anna Laura Preghetti era vissuta per un anno circa in un appartamento di via Montalcini numero 8 interno 1, e che questo appartamento, secondo la mia valutazione, era stata la prigione di Moro dal primo all'ultimo giorno, cioè dal giorno del rapimento del 16 marzo fino al giorno dell'omicidio, che è del 9 maggio del 1978. Che cosa feci come prima cosa? Ovviamente cercai di sapere chi aveva frequentato questo appartamento e chiamai gli inquilini dello stabile dove era questo appartamento, ed ebbi la prima grossa sorpresa, cioè, perché gli inquilini mi dissero: guardi che noi già siamo stati interrogati dalla polizia di Cossiga nella primavera del 1978. Io sono rimasto di stucco, perché pensavo che questo fosse una cosa che dovevo conoscere, perché avevo il processo, quindi doveva risultare dagli atti, non risultava questa cosa. E allora incominciai a interrogare tutti gli inquilini, che mi parlarono di questi interrogatori che avevano reso ai uomini dell'UCIGOS, cioè questa speciale polizia creata da Francesco Cossiga. Col passare del tempo, poi ebbi conferma di questa presenza di 4 terroristi nella base di via Montalcini, che erano Moretti, Mario, poi Anna Laura Braghetti, Prospero Gallinari e Germano Maccari. Se non che è successo? Che a un certo punto ho chiesto al Ministero dell'Interno di farmi sapere loro quando avevano scoperto questa prigione. E per la verità ho avuto delle difficoltà, perché il Ministero dell'Interno non mi rispondeva, non diceva quando avevano interrogato questi inquilini. Allora gli ho scritto, gli ho fatto delle diffide, eccetera, e alla fine mi hanno fatto sapere che loro avevano scoperto questa prigione subito dopo la morte di Moro. Ma restava strano il fatto che, nonostante avessero scoperto la prigione con 4 terroristi che avevano commesso la strage di Via Fani e il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro assieme ad altri,
Loro, questi due lobbisti, non erano mai stati arrestati, non solo, ma erano rimasti nella prigione di Moro, quella che era stata la prigione di Moro, per altri 4 mesi, e nel frattempo avevano preparato altri omicidi, altre stragi. Avevano fatto la strage di Piazza Nicosia, avevano fatto l'omicidio di Vittorio Bachelet nel 1980, insomma, questi terroristi erano rimasti liberi. Quindi io sono rimasto di stucco, perché ho detto, ma come, il Ministero dell'Interno, Lucigos. Poi una cosa strana, che né la Digos né il reparto operativo dei Carabinieri era stato informato che era stata trovata questa prigione di Aldo Moro. Ecco, poi veniamo alla scoperta sconvolgente che ho fatto, di fronte alla quale ho avuto molte perplessità, perché io non volevo credere, e mi rendo conto che quando racconto questo fatto la gente non vuole credere come possibile un fatto di questo genere. Cioè, si è venuto da me, mandato da un colonnello della Guardia di Finanza, un brigadiere della Guardia di Finanza, accompagnato da un luogotenente. Questo brigadiere della Finanza, chiamato Giovanni Ladu, è venuto da Novara per farmi delle dichiarazioni. E io l'ho ascoltato anche con... Questo è accaduto nell'ottobre del 2008, quindi siamo a 30 anni dopo la morte di Moro. È venuto e mi ha raccontato che lui era stato, assieme ad altri militari, un gruppo di 10 persone, sotto la prigione di Moro, nel periodo che va dal 24 di aprile fino a 2 giorni prima, prima della morte di Aldo Moro. Mi disse che era stata trovata questa prigione veniva controllata da uomini di Gladio, mi disse che lui aveva ospitalità presso il Forte Braschi, dove c'erano i servizi segreti. Io per la verità non gli ho creduto, perché ho detto che questo sono cose che non stanno a vincere in terra. Poi io non ero più giudice nel 2008, io non ero più magistrato, ero in pensione, magistrato in pensione. Ho detto, caro Ladu, Giovanni Ladu, un ragazzo, una persona per bene, e caro maresciallo che era con lui, maresciallo Paganini, dica al colonnello Alessandro Falorni che ringrazio per la fiducia che ho avuto in lei, ma io non sono in grado di fare le verifiche, perché lui a un certo punto mi disse, noi siamo entrati nell'appartamento sovrastante la prigione di Moro il 24 di aprile assieme a agenti segreti inglesi e assieme a agenti segreti tedeschi, e siamo rimasti lì fino al 7 maggio. Io pensavo che questo fosse un mitomane. Comunque, che cosa ho fatto? Ho detto, ma l'unica cosa che posso fare è vedere un po' se in quel periodo questo appartamento era abitato da una famiglia o non era abitato da nessuno, perché se non era abitato da nessuno può essere pure che era vero. E così feci questa ricerca e purtroppo verificai che in quell'appartamento, nel periodo che andava dal 1 aprile fino all'ottobre del 1978, non c'era ad abitare nessun inquilino. Tanto è vero che io avevo mandato a chiamare tutti gli inquilini dello stabile, erano venuti tutti tranne questo e una signora che si chiama Piazza Cicconi, la quale la mattina del 9 maggio aveva visto la Renault rossa sulla quale era verosimilmente Aldo Moro, e aveva visto anche Anna Laura Braghetti, che lei conosceva perché era coinquilina, e aveva visto un personaggio che lei ritenne di riconoscere in Germano Maccari, e siccome lei era professoressa che andava a insegnare ai Castelli Romani, alle 7 del mattino vide questa Renault rossa e andò. Poi la sera la rivide in televisione con il cadavere del Moro e riconobbe questa cosa. Beh, comunque, sta storia dei servizi segreti che stavano dentro l'appartamento sovrastante la prigione di Moro a me era sembrata una
palla colossale, diciamola. Se non che a distanza di 5 anni, io ho detto a questo Lado, facciamo una cosa, questa denuncia la facciamo al magistrato e tu la porti al procuratore della Repubblica di Novara, io la porto al procuratore della Repubblica di Roma e vediamo che succede, chiediamo di fare questa indagine. Ma io lo faccio perché? Perché io sono il legale della figlia di Aldo Moro, io sono legale di Maria Fida Moro. Quindi come parte offesa ho diritto di conoscere quali sono le indagini che vengono fatte. Se non che a distanza di un anno, nel 2009, mi avvicino un carabiniere, bravo, ero in una località di Amalfi, vicino Amalfi, Adrane, questo carabiniere mi dice, giudice, lei è venuto a presentare l'altro libro che era Doveva morire, però io mi dico che io, carabiniere Alfonso Ferrara, ero del gruppo del generale della Chiesa, dovevamo fare un intervento militare nella prigione di Moro, l'8 maggio era previsto questo blitz nella prigione di Aldo Moro, è arrivato improvvisamente un ordine dal ministro dell'interno, è arrivato l'ordine di lasciare le postazioni e di ritornare nei luoghi di provenienza, lui veniva da Milano. Ma io veramente sono rimasto un po' più colpito da questa cosa, perché le cose che diceva lui corrispondevano con le cose che aveva detto Lado, però facevano parte di due nuclei diversi. Ma io ho detto questo Alfonso Ferrara, ma tu sei sicuro di quello che dice? Sì, ma è così. Lì l'hanno voluto morto, tutti e due hanno concluso dicendo hanno voluto Moro morto. Se non che io ho resistito, nemmeno mi sono messo, perché le indagini non è che si possono fare, io ero privato, non ero più, ero in pensione ormai dal 1998, se non che esce fuori un terzo testimone importante e poi ancora un quarto e poi un quinto, questo terzo testimone era un ufficiale dell'esercito il quale mi racconta delle cose che lui non sapeva che io avevo sentito qui e mi dice: io facevo parte del gruppo di Claudio, sono stato sotto la prigione di Moro da 4 giorni dopo il sequestro di Aldo Moro e ho avuto l'ordine di mettere delle telecamere nei lampioni che erano di fronte alla prigione, cosa che ho fatto perché io sono specializzato nel fare questi lavori, e abbiamo messo anche delle telecamere nell'ambiente che stava di fronte all'appartamento, all'interno dell'edificio, cosa che aveva detto già quell'altro. Allora c'era, e poi ha detto, e addirittura il 24 aprile siamo entrati nella prigione, non nell'appartamento sovrastante la prigione. E con noi sono entrati esponenti dei servizi segreti inglesi e dei servizi segreti tedeschi, che parlavano tutto inglese. A questo punto qui dico, senta, di a lei non ne credo proprio, perché non le sono offesi, io sono un ufficiale qua là, eccetera, eccetera. Comunque devo precisare che lui questa cosa non me l'ha detta personalmente, mi ha mandato una mail. Allora io gli ho risposto e è iniziata una specie di dialogo, è iniziato un dialogo per via informatica. Io gli ho fatto delle domande, lui mi ha dato le risposte, siamo stati 6 mesi a fare domande e risposte, io ho voluto verificare che cosa era accaduto. Lui mi ha detto che c'era il gruppo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a Forte Braschi che voleva intervenire per liberare Moro, che aveva trovato la prigione, l'aveva trovato perché c'erano degli infiltrati dentro le Brigate Rosse che informavano i carabinieri del sequestro di Aldo Moro, sequestra addirittura che Cossiga sapeva da prima che venisse commesso, quindi figuratevi un po' che cosa è scoperto, cose sconvolgenti. Tutto quello sta scritto qua dentro, cioè non è che queste cose le ho mandate a dire. Ho messo tutto, perché ho detto qua, perlomeno se ne fanno fuori, quello che sapevano scritto, tutte le parti, non ce lo fanno. Perché? Io ero amico di Falcone e Borsellino.
due bravi ragazzi, persone per bene, intelligentissimi, coraggiosi, cioè, però avevano un difetto, che sapevano molte cose e non le hanno volute dire prima. E quindi loro sono stati uccisi, anche Falcone, quando è stato vittima del tentativo di strage alla Daura, io lo vidi perché lui era membro consulente della commissione antimafia e non volevo completare questa storia di Dalla Chiesa perché è importante. Questa storia di Dalla Chiesa è importante perché questo nobilita l'arma dei carabinieri, cioè Dalla Chiesa è venuto a Roma, aveva individuato il covo dove era il Moro prigioniero, voleva intervenire, aveva portato un gruppo di GIS, gruppo di intervento speciale, tra cui c'era anche questo Alfonso Ferrara, se non che venne bloccato in maniera brutale da chi? Da Andreotto, purtroppo si fa sempre in mezzo, ma non è colpa mia, mi dovete scusare, ma purtroppo si sta sempre in mezzo, era presidente del Consiglio e da Cossiga, che lo convocarono a Forte Brasca e gli dissero tu non devi intervenire, perché? Perché noi trovarono una scusa. Quale scusa? È che nello scontro a fuoco forse si poteva uccidere Aldo Moro, cosa che era una palla, perché? Perché loro già quando sarebbero poi intervenuti per liberare Doggio erano intervenuti, non c'era successo, non è accaduto assolutamente nulla. Quindi quello era un pretesto per fare che cosa? Per fare in modo che nel frattempo le Brigate Rosse uccidessero Aldo Moro. Perché? Perché le Brigate Rosse già il 16 o 17 aprile avevano emesso un comunicato in cui ha detto concludiamo il processo e uccideremo Aldo Moro. Poi il 5 maggio avevano emesso il comunicato numero 9 in cui dice abbiamo concluso il processo, lo concludiamo eseguendo la sentenza di condanna a morte di Aldo Moro. Comunque questo Oscar Puntu che mi fece queste rivelazioni mi disse esattamente le stesse identiche cose che mi aveva detto Puntu. Loro si conoscevano con nomi in codice, perché Ladu veniva conosciuto come Archimede e Puntu era conosciuto come invece con il nome in codice di Sapienza. Ora la questione è questa, questo è un fatto che io ho scritto in maniera precisa, chiara, rispettando le deposizioni. L'ho fatto guardare anche da un mio amico molto bravo, che è un magistrato della Cassazione, che ha fatto la prefazione. Ho detto, vedi un po' se queste cose che tu leggi qua ti convincono oppure no. Lui è rimasto colpito, impressionato, ha voluto fare la prefazione, un magistrato di Cassazione, manca a fare l'apposta, è quello che deve fare, presiede il processo in Cassazione a carico di un certo Silvio Berlusconi che deve essere giudicato il 30 luglio, ma non c'entra niente questo, no? Questo, cioè lui ha fatto questa prefazione prima, poi gli è capitato questo processo, tra le mani, se no sarebbe venuto pure lui, perché in genere mi accompagna nelle mie escursioni e quindi io ho avuto il conforto di una persona di grande esperienza che ha detto, secondo me, le cose che hanno detto queste persone sono vere. Queste cose io le ho pubblicate l'8 maggio del 1978 e fui chiamato quello da Bruno Vespa, ma veramente ci sono andato mal volentieri perché c'era tutta una schiera di persone. 8 maggio 2013. Del 2013, 8 maggio 2013, il giorno che è coinciso con la morte di questo Giulio Andreotti. Allora, lì erano tutti riuniti per fare l'esaltazione di Andreotti come se fosse stato il più grande statista di tutti i tempi. E io mi credo che questo è un po' un assassino, questo signore. Perché? Perché lui sapeva dove era la pensione di Moro e ha dato l'ordine al generale della Chiesa di non intervenire perché voleva che Moro fosse ucciso. Ecco, dice, ma queste cose sono gravi, lui l'ha detta alla Procura, l'ho detta alla Procura. E infatti la Procura ha riaperto il processo grazie a questo libro inchiesta che io ho consegnato al Procuratore della Repubblica il giorno dopo che ho scritto il libro. Che cosa voglio dire? Che questa verità è sconvolgente. Questa verità riguarda 35 anni fa, ma riguarda anche oggi.
perché Aldo Moro era un grande statista, era un uomo che aveva una visione straordinaria della politica e una grande capacità di governare, l'avevano isolato. Ebbene, secondo me, le persone che sono venute dopo hanno costruito la loro fortuna sull'assassinio di Aldo Moro, perché secondo me loro dovrebbero, sono responsabili non solo politicamente e non solo moralmente, ma proprio penalmente, perché c'è un articolo del codice penale, e qui c'è una mia collega giovane di queste parti, Monica Bonfacino, che saluto e che è stata mia collaboratrice, che dice quest'articolo 40 del codice penale: non impedire un evento che sia il dovere giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Quindi loro, però purtroppo non l'ho potuto fare perché non ero più magistrato. Io l'avrei, ma intanto sono morto, non dovresti procedere per morto del re. Ma a parte questo fatto, processo, non processo, eccetera, sta di fatto che la Seconda Repubblica si è costruita sulla base di un delitto politico infame che ha riguardato una persona per bene. Loro stavano sopra la prigione, sono stato sopra la prigione per quasi 45 giorni, perché uno è andato prima, l'altro è arrivato dopo, hanno sentito i dialoghi, hanno messo gli apparecchi di intercettazione, le microspie, e hanno sentito le sofferenze di Aldo Moro e non hanno avuto la forza di intervenire. Ripeto, però, mi preme dire questo, che i carabinieri e la polizia volevano intervenire, e anche il Gladio, quando hanno avuto l'ordine illegittimo da parte di Cossiga e Andreotti di non intervenire, si sono ribellati. Ebbene, noi dobbiamo conoscere questa parte della storia del nostro paese, perché questa è una cosa alla quale nessuno di voi crederà, nessuno di voi crederà sbagliate, perché questi sono fatti veri. Io ho fatto i nomi e cognomi e avevo già scritto nel libro Doveva morire che Andreotti e Cossiga erano responsabili, perché avevano trascurato 8 occasioni che si erano presentate per liberare. Ultima cosa, voglio dire, perché poi se mi onorate di qualche domanda, se no. Voi avete sempre sentito parlare della linea della fermezza. Questa è una falsa linea della fermezza. Perché? Perché qui eravamo tutti d'accordo sul fatto di non cedere al ricatto delle Brigate Rosse. È logico che quando le Brigate Rosse hanno chiesto per la liberazione di Moro, la liberazione di 15 persone che erano detenute e accusate di vari omicidi, non si poteva cedere al ricatto, ma lì non si trattava di cedere al ricatto delle Brigate Rosse, lì si trattava di entrare nella prigione e di liberare un uomo giusto qual era Aldo Moro, arrestando i brigatisti rossi. Questo non l'hanno fatto, quindi questa storia della fermezza è un'invenzione di Andreotti e Cossiga, che hanno fatto credere a tutti gli italiani, ai giornalisti, alla radio, alla televisione, e tutti ancora credono che bisognava mantenere la linea della fermezza per salvare lo Stato, la legge, contro il ricatto delle Brigate Rosse. Invece non era vero, perché lo Stato si sarebbe salvato in un solo modo, con l'illusione da parte del generale Dalla Chiesa, che era pronto a farlo, nella prigione di Moro e con la liberazione di questo ostaggio. Per cui io vi consegno questa verità che non è stata, attenzione, smentita da nessuno, con nome e cognome. Lì c'era un sottosegretario che ha fatto da tramite tra Andreotti e Cossiga e gli uomini dei servizi che erano lì. Chi erano gli uomini dei servizi che hanno fatto questa operazione? Generale Santovito, appartenente alla loggia massonica Propaganda 2, generale Musumeci, appartenente alla loggia massonica Propaganda 2, generale Maletti, appartenente alla loggia massonica Propaganda 2, tutti e tre alle dipendenze di Licio Gelli, che era nemico mortale di Aldo Moro. Questa è la verità. Moro l'hanno voluto morto, e la P2, Gelli, e per la verità sono andato pure a trovare Gelli. Perché? Ha detto questo, c'ha 95 anni, io voglio sapere da lui se avrebbe voluto dire, lui ha scritto una serie di balle, non mi ha detto niente. Ha detto guarda che nell'elenco della P2 non ci sono dei politici
e invece erano affiliati a me, tra cui Flavino Piccoli. Io pure ho scritto questa cosa qua. Quindi voglio dire, perché ha reagito così? Perché lui ritiene di aver fatto bene, perché bisognava reagire al comunismo con l'eliminazione di una persona che era non legata ai comunisti, perché lui era un anticomunista, però che voleva dialogare con i comunisti. Un'ultimissima cosa, in questa storia c'entra purtroppo anche il KGB. C'è una, innanzitutto c'è un americano che ha fatto una confessione ed è stato membro del comitato di crisi. Questo americano si chiama Steve Pizzenik, faceva parte del Dipartimento di Stato. Questo signore è venuto in Italia per 20 giorni, però poi ha scoperto che la sua presenza qui era per, diciamo, coprire questo assassinio che è stato consumato da alcuni politici italiani. E lui ha fatto un'intervista al giornalista Emanuele Marà, che io ho mandato negli Stati Uniti con delle domande, e ha detto, vi leggo questa breve intervista fatta da chi è stato presente accanto a Cossiga e ad Andreotti. Sono stato io, lo confesso, a preparare la manipolazione strategica che ha portato alla morte di Aldo Moro allo scopo di stabilizzare la situazione italiana. Le Brigate Rosse avrebbero potuto rilasciare Aldo Moro e così avrebbero senza dubbio conquistato un grande successo aumentando la loro legittimità. Al contrario, sono riuscito con la mia strategia a creare un'unanime repulsione contro questo gruppo di terroristi. Il prezzo da pagare è stata la vita di Moro. E allora io li ho abbindolati a tal punto che allora non restava altro che uccidere il prigioniero. Così era un uomo che aveva capito molto bene quale fossero i giochi. Io non avevo rapporto con Andreotti, ma immagino che così lo stesso tenesse informato tutti i giorni. La decisione di far uccidere Moro non è stata una decisione presa alla leggera. Abbiamo avuto molte discussioni, anche perché io non amo sacrificare le vite. Questo non è le mie abitudini, ma Cossiga ha saputo reggere questa strategia e assieme abbiamo preso una decisione estremamente difficile, difficile soprattutto per lui. Ma la decisione finale è stata di Cossiga e presumo anche di Andreotti. Questa è la confessione di questo americano che ha partecipato al complotto, ma se n'è andato dopo 15 giorni perché ha detto non voglio fare la copertura per un infame delitto che io ho favorito perché ero contro le Brigate Rosse, ma che loro hanno deciso alla fine. Quindi vi ringrazio e vi prego di farmi delle domande se voi siete curiosi di sapere. C'è stata la partecipazione di un certo Fyodor Sergei Sokolov, che ha agito per conto del KGB, che ha pedinato Moro per 3 mesi e mezzo. Ebbene, questo Fyodor Sokolov era stato individuato da alcuni esponenti di Gladio che hanno informato Cossiga, e questo risulta da documenti di cui io sono venuto in possesso e che ho pubblicato, e che molte delle cose che ho detto sono basate su documenti che non sono stati fino a questo momento mai smentiti da nessuno. È chiaro? Grazie. È chiaro che già da questo suo primo intervento avrete capito quale straordinarietà di personaggio rappresenti Ferdinando il Posimato, che è stato magistrato politico, perché voglio anche ricordare che per 2 legislature, la 10ª e la 12ª, 3 legislature, toglievo una legislatura per ragionamento, dicevo, è stato politico, avvocato, presidente anche onorario aggiunto di Cassazione. Quindi un personaggio straordinario anche per le competenze, e io penso che proprio questa anche esperienza diversa, che non è stata solo quella, come dire, di un uomo di magistrato e quindi di
non aver visto quindi soltanto questi fatti, soltanto dalla luce, come dire, di quel, del magistrato, ha sicuramente contribuito ad avere una visione più complessiva. Già sollecitava lui, eravamo d'accordo che pensavo di fare alcune domande, ma poi non appena qualcuno del pubblico ha, come dire, voglia, se sente il bisogno di chiedere qualcosa, siamo assolutamente disponibili a cedere il microfono a voi. Forse rispetto ad alcuni di voi, io parto avvantaggiato che ho letto il libro e ho avuto modo di quindi vedere alcuni di questi temi, e quindi partirei già con alcune domande. Tanto sul libro, diciamo che il libro in pochi mesi è diventato bestseller. Vespa, quando l'ho invitato, non pensava di fare in realtà un favore, no? Per cui, mentre tutti gli altri che pure hanno conduzioni televisive si sono guardati bene da invitarlo alle trasmissioni, e quindi è un libro che incredibilmente è arrivato alla 14ª edizione. Stefano sicuramente ci dà, quando arrivano alla 14ª edizione nel giro di 2 mesi e mezzo, vuol dire che non erano grandi tirature, ma vuol dire che le prime tirature la casa editrice si era tenuta sicuramente bassa, e sicuramente è un libro che sta riscuotendo un sacco di successo, come il pubblico di questa sera lo dimostra, perché comunque le persone che vogliono capire questa storia, perché poi è una storia che riguarda i 55 giorni, la morte di Moro, eccetera, però adesso vedrete con le domande e le varie questioni, poiché l'ipotesi della fermezza è ormai acclarato che non si tratta di fermezza, che il delitto, se gli esecutori materiali sono stati consegnati alla giustizia, non era un delitto semplicemente ascrivibile al terrorismo, è in realtà una storia che implica, per le presenze, avete già sentito le citazioni, Gladio, servizi segreti, P2, mafia, non parliamo poi di tutti gli aspetti... La banda della Magliana, quindi all'interno di questa storia ci sono appunto tutte queste, come dire, riflessioni. Io, posto che ha già anticipato che c'è una bellissima prefazione, e il testo che ha letto faceva proprio parte di questa anche prefazione che ha scritto Antonio Esposito, che speriamo che, voglio dire, sappiamo che è un magistrato integerrimo, inflessibile, eccetera, quindi noi ci aspettiamo che sia un atteggiamento inflessibile, integerrimo, quindi poi se deve essere assolto sia assolto, se deve essere condannato sia condannato, insomma a noi interessa in qualche modo, abbiamo fiducia nella giustizia e speriamo che questo avvenga. Dicevo che in questa prefazione, che è molto bella, conferma quello che già vi ha anticipato, e cioè tutto il libro è costruito riportando frasi, dichiarazioni, interviste, documenti, eccetera, ci sono molte fotocopie di documenti, perché lo stile è proprio lo stile di chi cerca la verità e di chi, quando viene fatta un'affermazione, si cerca, come dire, poi di provarla. La prima domanda è che il primo capitolo, voi rimarrete, perché dicevo che quando uno legge 55 giorni, io così dal titolo mi immaginavo una cronaca dei 55 giorni, il 16 marzo avviene questo, Invece il primo capitolo parla invece di un rapporto che chiedereste, se ha voglia di dire qualcosa, del fatto che c'è un nesso fra l'uccisione di Aldo Moro e l'uccisione di Kennedy. Sì, c'è questo... Sì, perché c'è questo collegamento, perché Aldo Moro aveva cominciato la sua politica di apertura verso la sinistra già nel 1963, quando aveva deciso di fare un governo di centrosinistra con la partecipazione di Nenni, e questa apertura però aveva provocato la reazione dell'ambasciatore americano e dei conservatori americani e della massoneria italiana, Gelli, che era molto legato, questo Gelli, ai presidenti degli Stati Uniti, tanto è vero che ha partecipato pure all'insediamento, alla seduta di insediamento di Ford, che era un massone, di Reagan, che non era un massone, e di altri presidenti degli Stati Uniti. Allora, che cosa è successo? Che quando c'è stata questa reazione degli americani a Moro, Moro si è trovato in difficoltà e in qualche modo ha informato John Fitzgerald Kennedy, il quale è venuto appositamente in Italia il 1 luglio
del 1963, 6-3, è andato dall'ambasciatore americano che stava lì e gli ha ordinato di disinteressarsi, di non interferire nella politica interna italiana e di lasciare a Moro la possibilità di fare un governo diciamo progressista, perché anche lui era il presidente della Nuova Frontiera. E quindi Moro, in questo nuovo governo che poi lui ha fatto nel settembre-ottobre del 1963, è riuscito a farlo grazie all'appoggio di Kennedy. Poi Kennedy è tornato lì e Kennedy a novembre, non ricordo la data, è stato assassinato. Io credo che Kennedy sia stato assassinato e che il suo omicidio sia stato frutto di un complotto. Per la verità non ci sono le prove come io ho trovato qui, però è una cosa certa che quello che ha fatto le indagini era un certo Edgar Hoover, che era un massone, e che la commissione Warren era presieduta da un massone Warren, e dentro questa commissione c'erano uomini dell'FBI, della CIA e della massoneria. Tra l'altro c'era Ford, che era un massone, futuro presidente degli Stati Uniti, e poi c'era un certo Alan Dulles, che era un uomo della CIA. Ora, perché si sospetta, e io sospetto che ci sia stata la partecipazione della CIA? Perché la CIA era molto legata alla massoneria, e perché anche in quel periodo la CIA e l'FBI avevano mandato in Italia alcuni esponenti della massoneria che hanno formato una sede della CIA a Roma in via Sicilia. Questo si chiamava Felipe Gigliotti, e quindi Gigliotti era un nemico mortale di Aldo Moro. Quindi da una parte abbiamo avuto in Italia delle diciamo iniziative massoniche contro Moro da parte della massoneria. Gelli sicuramente è stato un nemico, perché l'ha detto chiaramente: io sono contro. Dall'altra, negli Stati Uniti la massoneria si muoveva contro John Fitzgerald Kennedy. Quindi questa commissione Warren non ha fatto il suo dovere, perché il fucile Carcano, che era un fucile di provenienza italiana, era l'arma tipica di Gladio, cioè Gladio aveva molti fucili, e questo fucile usato per uccidere Kennedy proveniva dall'Italia. E sarà una coincidenza, ma tante coincidenze fanno anche una prova. Quindi io credo che Kennedy, che aveva giurato diciamo di distruggere la mafia, che era un nemico di Sammy Giancana era uno che ce la teneva con lui perché aveva subito molti danni dalla politica di Kennedy, insomma tutto questo lascia ritenere che ieri sono stato a fare una trasmissione con Gianni Bisiak, il quale ha scritto il primo libro sull'attentato a Kennedy, e ha dimostrato che a Dallas sono stati sparati 4 colpi e è impossibile che questo abbia sparato 4, cioè 3 che hanno colpito Kennedy e uno ha colpito Connolly, che era un uomo della massoneria americana. Quindi voglio dire che insomma ci sono elementi per fare un'inchiesta seria pure nei confronti di quelli che sono stati i probabili assassini, tenendo presente che la CIA ha confessato di aver fatto uccidere diversi capi di governo, tra cui Allende, tra cui Lumumba, cioè in varie parti del mondo c'è un documento americano in cui la CIA confessa di essere stata mandante di molti omicidi. Quindi, come vedete, insomma, c'è stato un collegamento tra Kennedy e Moro. Sì, sì, certo, nel collegamento che c'è, quindi vi dicevo che il primo capitolo, proprio perché il libro è la risposta alla domanda perché Aldo Moro doveva morire, e Aldo Moro doveva morire soprattutto perché c'era troppa gente che aveva interesse a questo punto che lui morisse. Il primo capitolo è questo, che spiega dell'interesse che in qualche modo l'America, la CIA poteva avere,
E devo dire che questo non stupisce nemmeno molto. Sul secondo capitolo del libro si parla invece di un interesse a questo punto dell'Unione Sovietica del KGB, perché la combinazione incredibile è che poi Aldo Moro muore perché sostanzialmente a nessuno interessa più salvare la sua vita. E quindi in questo caso devo dire, non so, ecco, le farei questa domanda perché magari al pubblico già incuriosisce di più: per quale motivo l'Unione Sovietica, tempi, come dire, no? In quei tempi potesse avere interesse all'uccisione di Aldo Moro? Guarda, che l'Unione Sovietica, che beh, la Russia, la CIA, no? No, la CIA l'abbiamo già detto. La CIA l'abbiamo detta, e c'era Pizzenik che ha sicuramente partecipato, lui l'ha ammesso. Il pezzo che ha letto, ma c'è pezzo che fa parte, è proprio l'ammissione della CIA. Sì, sì, sì. L'Occidente c'era anche, c'erano i servizi inglesi sicuro, e c'erano anche i servizi tedeschi. Questo l'ha detto anche Cossiga. Cossiga ha detto: io ho mandato a chiamare i servizi inglesi, i servizi tedeschi e questo Pizzenik. Quindi adesso dico, è difficile dire tutto nei dettagli perché i passaggi sono numerosi. Cioè, questo è sicuro che sono venuti qua Pizzenik, i servizi inglesi e i servizi tedeschi. Ma la domanda apparentemente, cioè, è giusta. Apparentemente c'è una contraddizione, che servizi segreti antagonisti possono avere, invece non è così, perché il compromesso storico era ostacolato non solo da Kissinger, ma era ostacolato anche dall'Unione Sovietica, perché l'Unione Sovietica non poteva accettare che un modello di dialogo tra cattolici e comunisti si potesse realizzare in Italia e riprodurre anche nei paesi dell'est, tenendo presente che Berlinguer aveva già subito un attentato da parte del KGB a Sofia nel 1973, come ormai è provato, questo è un fatto certo. Non solo, ma questa cosa del KGB non è che nasce da una ideologia così campanilare. Lì è arrivato uno studente di sociologia che si chiamava Fyodor Sergei Sokolov, che era compaesano di Stalin, il quale giunse a Roma nel dicembre del 1977 insieme ad altri 15 falsi studenti russi. Questo signore, che avrebbe dovuto frequentare l'Istituto di Storia del Risorgimento Italiano, che era diretto da una dottoressa Boselli, a un certo punto, a partire dal gennaio del 1978, ha cominciato a frequentare tutti i giorni la Università La Sapienza e è andato a trovare tutti i giorni Aldo Moro. Aldo Moro si è preoccupato e ha incominciato a dire ai suoi allievi che questa presenza asfissiante di questo poteva essere qualche, nascondere qualche cosa di diverso. Però tutto questo ha provocato una reazione da parte di Moro, che si è rivolto a Cossiga. Cossiga ha detto: stai tranquillo, lo ha rassicurato, mentre in realtà i servizi segreti italiani avevano individuato come questo, che era niente meno che un colonnello del KGB, il capo delle operazioni speciali. Lei sa che sono le operazioni speciali? Omicidi e sequestri di persone. E questo io l'ho saputo 20 anni dopo, attraverso il Consiglio di Troppi, perché lì si è letto il nome di Fyodor Sergei Sokolov. Nessuno ha mai informato la Procura della Repubblica, l'Ufficio Istruzione, della presenza in Italia di questo criminale assassino che era Fyodor Sergei Sokolov. E questo signore venne invitato da Moro alla seduta di insediamento del governo Andreotti il 16 marzo 78. Gli disse Moro: vieni a ritirare l'invito presso il mio studio di via Savoia. Bene, questo signore non andò. Moro si preoccupò e quando venne rapito, il suo braccio destro non di Sokolov, di Moro, andò a denunciare questa cosa a Cossiga. Cossiga lo tranquillizzò, mentre sapeva che questo era un pericoloso criminale che era addetto alle operazioni speciali, omicidi e sequestri. Quindi la contraddizione non esiste, perché l'America da una parte non poteva avere un governo con i comunisti nel governo
dall'altro l'Unione Sovietica non vedeva di buon occhio che cosa? L'eurocomunismo di Berlinguer. Ti ricordo questo? Lei è troppo giovane e non se lo ricorda. Comunque, Berlinguer aveva iniziato questa politica dell'eurocomunismo, cioè del comunismo che si distaccava dall'egemonia sovietica. Quindi c'era un antagonismo, un'avversione forte dell'Unione Sovietica verso Enrico Berlinguer, questo ormai è storicamente accertato. E allora ecco che loro avevano interesse a far fuori uno che insieme a Berlinguer voleva realizzare questo compromesso storico che significava superamento della contrapposizione tra i blocchi Occidente e Oriente, e quindi non c'è da meravigliarsi assolutamente, tanto più che lui stava là. Questo è un fatto storicamente accertato, che Sokolov. Poi c'è stato un giornalista italiano che gli ha telefonato, che era Giulietto Chiesa, che parlava russo, e gli ha detto: ma tu sei vero che eri? Ha detto: sì, sono stato insieme ad Aldo Moro, ho seguito le sue lezioni. E lui era un agente del colonnello del KGB. Quindi, come vedete, questa vicenda ha visto coinvolti diversi servizi segreti, perché sia Oriente che Occidente volevano la morte di una persona che era per il superamento di questa contrapposizione. Bene, quindi vedete come questa storia, no, che come si diceva per molto tempo si è pensato fosse tutta spiegata con un'azione terroristica, la vittoria della linea della fermezza e quindi, come dire, lo Stato che aveva saputo reagire, in realtà poi nasconda dietro degli elementi, qui vediamo, di questioni di carattere internazionale. Ma però questa verità non riesce a passare, certo. Perché ancora oggi questa prigione di Moro, che è sicuramente quella dove Moro è stato tenuto prigioniero 55 giorni e dove è stato ucciso, non viene riconosciuta come la prigione nonostante le sentenze di primo, secondo e terzo grado, scritte non solo da me ma da altri magistrati, nonostante le dichiarazioni dei terroristi che hanno detto sì, siamo stati lì, noi siamo stati lì, abbiamo ucciso Moro, lo ha detto la Braghetti, l'ha detto Moretti, l'ha detto... Ebbene, il Ministero dell'Interno sa perché? Non lo faceva la domanda, lui dica perché. Voglio vedere. Perché la logica è quella, voglio vedere. No, ho capito. Nel senso che. Perché non vogliono riconoscere che lì c'è stata la prigione? Vogliono riconoscere perché dovrebbero riconoscere ovviamente tutto quello che nel libro viene scritto sugli interessi che loro avevano e soprattutto. Viene meno il fatto che se sapevano dove erano potevano liberarlo, e a questo punto vuol dire implicitamente c'è una missione di colpevolezza che... Non che... è solo questo, la ragione principale è una sola, che lì sotto c'era... Ma no, bocciato. Bocciato. No, sei meno. Sì, allora, c'ho altre c'era domande. Perché lì sotto che volevano intervenire, c'erano i carabinieri, guidato dal generale della Chiesa, c'era un gruppo dei NOX guidati dal commissario Pasquale Schiavone, che era guidato da Emilio Santilli. Poi c'era un gruppo di Glavio che voleva intervenire per salvare Moro, perché mi ha scritto un marinaio, ha detto pure io stavo là sotto. Poi c'era il gruppo di questi bersaglieri, tra cui Giovanni Lano. Però questi, quando sono stati mandati via, hanno sempre pensato che Moro fosse stato trasportato da quella prigione in un'altra prigione. Per cui loro hanno pensato, noi siamo stati mandati a casa perché Moro non c'era più là. E questo non è vero, questo è tutto. Cioè, perché ci sono ancora molti militari che sarebbero in grado di parlare, perché qui hanno parlato 4-5 persone, ma di militari che stavano là sotto erano una quarantina. Allora, per evitare che questi militari, riconoscendo ufficialmente che quello che era la prigione, possono parlare, loro fanno credere che la prigione o è stata a via Grato, o è stata nel ghetto ebraico, o è stata, come dice Giuseppe De Lucis, che è stata ad Aquitaine. Non so perché a Moro gli altri dovevano portare l'Aquitaine a fare il bagno, che si fa? Ma cioè praticamente ognuno qua si sveglia la mattina e dice una balla. Purtroppo anche il mio amico Flamini, che è molto bravo,
però lui a un certo punto dice sì, e lì è stato un certo problema, poi se n'è andato da lì, come se fosse stato facile andare, mentre così non è, perché c'era anche quella testimone che vide la mattina del 9 maggio la Renault rossa con due terroristi. Quindi io sono andato a ricordare Aldo Moro nella prigione, sotto la prigione, assieme a esponenti di associazioni che si riconoscono in Aldo Moro, politiche. Ebbene, ho fatto un appello anche al Presidente della Repubblica, dico, caro Presidente, lei deve andare a ricordare Moro, non a Via Caetano, deve ricordare lì dove lui è stato tenuto prigioniero e dove è stato assassinato. Quindi la storia ancora trova degli ostacoli, perché questa è una verità sconvolgente che non vogliono accettare. E io credo che però il pubblico, che mi onora della sua attenzione, della sua fiducia, salvo prova contraria, questo poco l'ho fatto 3 mesi fa, però non c'è stata nessuna smentita, ecco, io credo che il pubblico abbia diritto di conoscere la verità, perché da quella tragedia, da quel complotto politico, sono scaturiti molti mali a questo paese. Noi abbiamo avuto persone indegne al governo di questo paese, e quindi noi queste persone le dobbiamo smascherare, perché questo complotto ha visto la partecipazione anche di altre persone, tra cui qualche sottosegretario, ma anche qualcuno che si trova a fare politica anche adesso. Questa è la verità, e quindi noi dobbiamo questa verità conoscere, perché non possiamo far finta di niente. Allora, anche se questa non è valida, quell'altro non ne parla, che lo è, noi andiamo avanti sulla strada della verità e vediamo se riusciamo a farla prevalere sulla menzogna di Stato. La speranza è la più forte, quindi la speranza è questa, quindi anche nel... Ma devo dire che però sotto quella prigione, a giudicare da tutti i servizi segreti che c'erano, i carabinieri, sotto quella parte ci doveva essere un viavai di gente incredibile. Così, infatti l'ha detto, cioè, così ogni tanto, siccome lui era combattuto da una parte dal desiderio di fare i propri interessi, perché lui voleva diventare Presidente della Repubblica al posto di Moro, cosa che ha fatto, e però era anche un uomo molto vanitoso. Allora, quando lui parlava con qualche giornalista, gli scappava anche di confessare alcune cose. E lui qualche volta ha detto, la prigione di Moro la conoscevano centinaia di persone, l'ha detto pubblicamente. Poi a uno che diceva che la prigione stava in Via Grado, gli ha detto, Moro non è stato mai in Via Grado. E come fai a sapere che non è stato mai? Vuol dire che sai dove è stato. Certo. E allora, leggendo i 3 libri biografici di Cossiga, che sono molto interessanti, quando lui dice che bisogna far credere al pubblico anche delle menzogne e bisogna seguire la teoria di Machiavelli, che pure il delitto fa parte della politica, eccetera, c'è una specie di confessione in quello che ha detto, quindi lì c'era molta gente, e tanto è bene che ogni tanto esce uno e dice stavo pure là sotto. Cioè, voglio dire, perché immaginavo là sotto ci dovesse essere 10 urbani che facevano viabilità, perché certo, con tutto il viabilità c'è stato anche qualche carabiniere che ha fatto la dichiarazione ed è stato pure censurato, quindi cioè censurato, perché loro mettono in mezzo il segreto di Stato, che qua lo segreto di Stato non c'entra proprio niente, né c'entra il segreto NATO, perché Gladio non dipendeva dalla NATO, dipendeva dai servizi segreti. Questo è un punto fondamentale. Gladio non dipendeva dalla NATO, dipendeva dai servizi segreti italiani e stranieri, la CIA e il SIFAR e poi il SIT. Diciamo che Cossiga apparteneva ancora a quella schiera di politici democristiani che amavano dire che sapevano le cose, mentre oggi poi i politici sono un po' mutuati, sono quelli che le cose avvengono a loro insaputa, sono più famosi per questo motivo. Adesso sappiamo poi domani sapremo come certo. Sapevano tutto, quindi adesso sì, però adesso no, sto pensando adesso mentre politici come Cossiga non potevano dire che non sapevano sapere,
Oggi quasi tutti questi li comprano le case a loro insaputa, fanno tutto a loro insaputa con i nuovi politici, quindi c'è proprio una generazione diversa. Ma c'è questo dato però della battaglia politica democristiana dentro? Sento, volevo dire una cosa importante. Qui assieme, io ho parlato di questa storia di Claudio, il capo di questa, due capi di Claudio erano Andreotti e Cossiga, ma Cossiga aveva una struttura, la NASCO 15, che faceva ogni tipo di operazione. La domanda che io mi pongo, alla quale non so dare ancora una risposta, ma questa Gladio continua a esistere? La Gladio che secondo me è implicata nella strage di Capaci e di Via D'Amelio. Questo è il punto, perché non è che si è fermata a... Tenete presente che nella strage di Capaci e di Via D'Amelio, cioè, ci sono uomini di ordine nuovo e ci sono uomini della P2 e ci sono uomini della mafia. Uno di questi uomini che è stato, e questo è stato un certo Pietro Rampugno, condannato all'ergastolo. Quindi adesso noi che dobbiamo fare? Adesso stanno minacciando ancora una volta Di Matteo, Roberto Tartaglia, eccetera. Cioè dobbiamo ancora subire gli oltraggi di Claudio, oppure vogliamo essere una repubblica democratica libera dai condizionamenti esterni? Queste, qua occorre fare una nuova resistenza, ma per fare la resistenza dobbiamo rifondare la verità, perché se non rifondiamo la verità non riusciamo a rifondare l'Italia. Va bene, io credo che ormai siete stanchi e vi fate delle domande che sono a vostra disposizione. Come facciamo? Stefano, passi tu. Ecco. Per me è veramente un grande piacere averla sentita, perché io mi sono permesso di scrivere, collaboro con un blog qua locale, e i signori qua presenti ricorderanno che lei per un certo momento è stato candidato alla massima carica di questa Repubblica, e io è stato poi messo in alternativa a Romano Prodi, cioè, quindi io mi sono fatto, ho fatto questo articolo che poi mi permetterà di consegnarlo, dove io mi specificavo, ho fatto il titolo di questo pezzo, era posimato for president, e velocemente accennavo a un altro capolavoro in cui ho apprezzato la sua metodologia investigativa, Corruzione ad alta velocità, e citavo il fatto che il suo contrappositore a questa carica della Repubblica, che poi è andata come è andata e tutti noi lo sappiamo, lei veniva messa in alternativa, e la sinistra, voglio dire, italiana, appoggiava invece stranamente, invece che appoggiare lei, perché lei era stata appoggiata diciamo, dai grillini, se così mi posso esprimere, non solo da grillini, mi permetto di dire, non so, ecco punto. Però sui giornali così andò, e invece io mi domandai come fa la sinistra a appoggiare Romano Prodi quando un personaggio attendibile, mi scusi senza volerlo fare, attendibile, perché lei sicuramente come magistrato è stata una persona attendibile, dopo quello che lei ha scritto su questo libercolo, dico libercolo perché ha una dimensione grafica anche diversa, ma di una potenzialità micidiale, come sicuramente sarà questo che non ho ancora letto, lei citava Romano Prodi come il responsabile, come ieri, di assegnare gli appalti per la alta velocità alle ditte che erano state bocciate dalla procura di Napoli o che erano bocciate dalle prefetture in quanto autori di mafia e avevano ottenuto il via libera da Romano Prodi. Lei fa delle dichiarazioni precise, pagina 63, se ben ricordo, le cita: Romano Prodi è il responsabile di aver dato questa. Allora, ho terminato, egregio. Perché notavo questa tranezza, dico, ma come in Italia abbiamo questi due personaggi, uno a cui, cioè, mi sembrava strano, e posso dire, mi sembrava strano che la sinistra, invece che appoggiare lei, abbia
appoggiato sciaguratamente, poi è andato in maniera sciagurata, come tutti sappiamo, no? A beffa, e anche quello, la candidatura di Romano Prodi. Comunque ancora grazie per il suo lavoro e con tutta la mia stima. Grazie a lei, grazie. Sulla questione dell'alta velocità ho scritto questo libro perché in due parole, nel 96 avevo raccolto una serie di prove che mi erano state date dai carabinieri, dalla polizia, dalla guardia di finanza, che riguardavano l'infiltrazione della camorra, della mafia e dell'andrangheta nell'alta velocità. Quest'opera, che doveva costare 10.000, e costava 100.000 miliardi. Quindi io scoprì, ma non io soltanto, io avevo dato l'incarico alle forze dell'ordine, e a un certo punto loro mi hanno indicato tutte le società in cui erano coinvolti personaggi come Prodi, come altri personaggi, la Calcestruzzi, Gardini, cose, eccetera, eccetera, e c'era la mafia, tanto è vero che la mia indagine si era incrociata con quella di Falcone, di Giovanni, che pure lui aveva cominciato a indagare sulla infiltrazione della mafia nelle grandi opere pubbliche. Ora, che cosa è successo? Quando io sono andato in commissione antimafia per discutere la relazione che riguardava la destra, la sinistra e il centro, perché non potevo mica mangiare il rapporto fatto dai carabinieri, purtroppo mi sono trovato solo, tutti i parlamentari antimafia che stavano lì sono scomparsi, siamo rimasti io e il Presidente, e stranamente due mesi dopo il Presidente della Repubblica, un certo Oscar Luigi Scalfaro, ha sciolto il Parlamento. Allora io ho preso questo rapporto e l'ho travasato nel libro Corruzione ad alta velocità, perché ho detto queste cose che io ho denunciato nell'interesse del Paese, non perché c'era la questione ambientale, che forse è giusta anche, adesso non voglio discutere, mi hanno chiamato 10 volte in Val di Susa, però io dicevo, ma è possibile che noi un'opera pubblica deve costare agli cittadini italiani 100 volte di più di quella che costa effettivamente, e che addirittura non vengono pagati gli operai, perché gli operai scendevano in mezzo alla strada e poi i soldi se li prende la Fiat, il General Contractors, l'ENI, che poi questa Prodi che era Goldman Sachs, che era proprietaria dell'alta velocità, però lui controllava quelle che lui, una società di cui lui era controllore controllato, conflitto di interesse che non si era capito, quindi insomma a un certo punto io ho fatto questo libro perché ho voluto denunciare questa cosa che il Parlamento non aveva, e chi avrebbe dovuto continuare questa mia opera, indovini chi è, quando io non sono stato più rieletto, era un certo Ottaviano Del Turco, che è diventato Presidente della Commissione Antimafia, condannato a 9 anni di reclusione. Figurato per poco, si Del Turco continuava con la mia opera. Da quasi 11 anni, in primo grado, lo aspettiamo quello che succede. Però voglio dire, è un fatto che io ho presentato questa relazione, la relazione non è mai stata votata e non è stata discussa, la potevano anche bocciare, ma non è stata votata. Quindi Gianno Violante quello che l'ha... Ah, c'era pure Violante, sì, ma è Violante che gli ha bocciato la sua inchiesta. No, ma sì, Violante, lui ha fatto l'intervento contro, però là erano presenti anche gli altri che c'erano, quindi lei ha studiato bene la cosa. Lei non ha studiato. Devo dire che Violante ha fatto un intervento durissimo contro i medici, le progetti, ma senti, io, ma qua non sto facendo di un processo per condannare, qua stiamo facendo un dibattito politico sulla base di un rapporto dei carabinieri, della polizia e della guardia di finanza. E gli appalti hanno preso le cooperative rosse, le cooperative gialle, verde, Veneto. Tanto bene che i fascisti chiesero le mie dimissioni, che io non diedi ovviamente, però questa, ho visto che Violante fece un intervento molto duro. Qualche altro che vuole fare una domanda? Prego! Allora, volevo chiedere, tutte quante le inchieste sono sempre arrivate a un punto che poi la stampa a noi... Vabbè, tanto parlo... Non ti sento mai, giù. Niente, tutte quante le inchieste fatte
si è arrivati sempre a un certo punto che poi la stampa noi ce l'ha venduta come i poteri forti. La domanda che io le faccio è, ma questi poteri forti sono al di sopra della Repubblica, quindi noi non siamo una Repubblica, siamo una finta Repubblica. Questa è una domanda che già ha avuto una risposta da lei stessa, quindi dice siamo una Repubblica a sovranità limitata, questo è, cioè non ancora abbiamo raggiunto quel livello di indipendenza dai poteri occulti che ancora condizionano lo sviluppo e la dinamica della nostra democrazia interna, e dobbiamo liberarcene, altrimenti questo sarà un grave handicap per tutti quanti noi. Però qui io ho speranza nel popolo ligure, i liguri mi piacciono molto per lavoro in Chiericchia, non perché c'è parecchia gente qua, ma proprio perché conosco poi diversi liguri che sono persone intelligenti, coraggiose e poi abitualmente impegnati nella lotta per la difesa della democrazia e della legalità. Prego. Signor Giudice, io sono un cittadino qualunque di estrazione diversa dalla sua dal punto di vista culturale. Quello che sento di dirle è innanzitutto complimenti più vivi per la lucidità mentale con la quale ricorda fatti, nomi, persone che documentano certamente una grandissima preparazione. La domanda invece che le voglio porre, lei ha citato come una risposta di non accettazione da parte delle forze, dei carabinieri, della Chiesa, eccetera, a questo ordine, che però poi è rimasto silenziosamente occultato. Sì. Forse che il seguito della storia della Chiesa in qualche modo riferito o riferibile a questo. Bravo, ha già dato la risposta, che la ringrazio per la domanda, perché questo non è che mi ero dimenticato, non ho potuto dire tutto, cioè dalla Chiesa era deciso al massimo a fare il blitz. Attenzione, lui voleva fare il blitz già 4 giorni dopo la cattura di Aldo Moro, perché aveva saputo da alcuni infiltrati nelle Brigate Rosse, io già ho idea di chi possa essere, di dove era la prigione di Moro. E lui aveva rimandato sempre questo intervento fino a quando poi Andreotti e Cossiga non lo convocarono e gli dissero lei la deve smettere perché mette a repentaglio la vita di voi. Se non che dopo che cosa ha fatto? Gli ha fatto l'errore dalla Chiesa, è andato a parlarne con Mino Pecorelli. Questo è stato un grave errore, ma non per niente, perché Mino Pecorelli non era una persona che era della P2, però parlarne con un giornalista che poi ha scritto l'articolo dicendo Cossiga sa dov'è la prigione, ha praticamente posto le premesse per la sua condanna a morte, e lui è stato ucciso non dalla mafia ma da Gladio con la parte, e questo l'aveva capito Giovanni Falcone e me lo disse, e questo sta scritto uno nel diario di Giovanni Falcone, cioè Carlo Alberto Dalla Chiesa e anche Pecorelli sono stati uccisi per quello che sapevano di molto grave sulla vicenda Moro, questo è sicuro, e io l'ho scritto nel libro. Cioè ormai quello che per me era una cosa assurda, che gambata in aria eccetera, ormai è sicura, perché lui ha commesso questo errore di parlarne con Pecorelli, e Pecorelli ha fatto riferimento a questa storia che Cossiga sapeva dove era la prigione e che non era intervenuto, e questo ha provocato secondo me la reazione. Però diciamo c'è una deduzione logica su questa cosa, non è che io ho le prove per dire che c'è stato. Secondo me dalla Chiesa è morto per questo fatto, per la verità anche i giudici di Perugia che hanno fatto il processo ad Andreotti condannandolo in appello a 24 anni di reclusione, non dimentichiamo. E poi questo è stato assolto in Cassazione dal giudice Carnevale, ammazza sentenze. I giudici di Perugia avevano capito tutto, perché hanno detto dalla Chiesa è stato ucciso perché sapeva le cose
su Moro e gli aveva parlato, ma ne aveva parlato, ma non l'ha detto alla magistratura, non è venuto al procuratore della Repubblica o dal giudice istruttore, ne ha parlato con il giornalista Nino Pecorelli. Comunque, grazie per la domanda. Se ci sono altri, prego. Scusi. Prego. Bravo. Lei non ha le prove di quello che dice, ha detto adesso. Ha detto. Dice che non ha le prove di quello che ha detto rispetto a questa cosa, sì. Voi raccontate una storia strana. La vostra storia. Quella che forse vi serve per vendere i vostri libri. Ma la realtà di chi ha vissuto quel periodo storico è un'altra. I 55 giorni di prigionia di Aldo Moro sono stati costellati di realtà diurne, di lettere scritte da Aldo Moro in tutto il loro rivolto politico, familiare, sociale. Di questo voi cosa dite? Voi oggi semplicemente volete trasformare, perché questo di non riuscite a digerire, non riuscite a digerire politicamente che un gruppo di rivoluzionari, tra virgolette, di brigatisti, di terroristi, chiamateli come volete, sono riusciti a prendere il presidente della Democrazia Cristiana e se lo sono tenuti per 55 giorni. Adesso voi invece tirate fuori il KGB, la CIA, il Mossad e chi ne vuole più ne metta. Ma non è così. La realtà è un'altra, che Aldo Moro è stato rapito, imprigionato, tenuto per 55 giorni dalle Brigate Rosse. Questa è la realtà. Poi certo che si sono inseriti, hanno voluto intervenire, saranno arrivati il Mossad, la CIA, il KGB, certo, ma il dato politico è che Aldo Moro è stato rapito e Piafani con la signora Scorta dalle Brigate Rosse, e lì non c'era il Mossad, il KGB. Questa è la realtà storica e politica, e voi non dovete mistificarla. Certo è che la storia la scrive chi vince. Bravo. Stefano, No, ma tranquillamente, nel senso che può rispondere, ma nessun problema. Quello che lei dice, no? E quello che è stato poi dimostrato nei processi, che gli esecutori materiali sono stati le Brigate Rosse, è quello che, se lei oggi può dirlo, è forse proprio grazie al fatto che la persona che oggi è qui, come dire, ospite di questa rassegna, si è impegnato e ha portato, voglio dire, a compimento questo indagine. Quindi lei sta oggi affermando delle cose la cui verità è stata processualmente dimostrata proprio dalla persona che è sul palco, che non sta negando questa verità, perché nessuno qua sta dicendo che non sia avvenuto questo. Quello che si sta facendo, e del quale anche lei dovrebbe fare, come dire, con altre persone un passo avanti, e che a distanza di 35 anni quell'episodio, che per lei è assolutamente chiaro in tutte le sue forme, espressioni eccetera, è un episodio che invece ha molti lati che sono ancora da chiarire. Questo è l'elemento. Quindi qui non è che oggi c'è, figuriamoci, l'interesse a vendere dei libri, né tantomeno, voglio dire, la sua accusa mi sembrava molto ingenerosa, perché se l'avesse rivolta a me, che tutto sommato sono giovane, inesperto e da rimandare, lei poteva anche aver ragione. Però la sua domanda in questo senso qua mi sembrava irriguardosa, rispettosa proprio per la storia di questa persona che abbiamo oggi qua. Allora, e poi la ringrazio per capirci. E questo adesso vuol rispondere, perché sono queste le domande. Sta facendo il mio... No, io non faccio il difensore d'ufficio, però volevo dare...
adesso ho rubato il microfono, adesso, quindi, no, adesso lo restituisco subito, però per dirla che la ringraziamo per questo, ma probabilmente qui, allora faccio, proprio prendo la colpa io, probabilmente non è stato chiarito fin dall'inizio. Quell'elemento che le dice che è acclarato per il Paese, quello che si sta cercando di dibattere con voi è che forse tutto quello che è acclarato non è completamente tutto acclarato, ma c'è qualcosa da chiarire. Vabbè, una risposta la voglio dare anche io, ma ripeto, io volevo ricordare al signore che ha fatto questo intervento che prima di tutto respingo l'accusa di mistificazione, perché noi non mistifico proprio niente, sono altri che hanno mistificato e hanno proposto una rivoluzione che è inaccettabile. Quindi io, rischiando la pelle, ho con molta modestia e con molta umiltà scoperto una verità sconvolgente che il potere non vuole ancora accettare. Primo. Secondo, per quanto riguarda le Brigate Rosse, io ho fatto 3 sentenze e ho rinviato a giudizio 50 brigatisti rossi che sono stati accusati di aver fatto come rivoluzionari, terroristi, come li chiama lei, eccetera, la strage di Via Fani, uccidendo 5 uomini, e il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro, che è stato di una vigliaccheria enorme, uccidere una persona rendendosi strumenti del potere, perché questo è il potere, è il problema. Quindi io non ho salvato e non ho alterato nessuna verità. Quello che io ho scritto in termini di esecuzione materiale, di organizzazione del sequestro di Moro e della strage di Via Fani, è tutto scritto. Quello che invece non si sapeva è che alcuni esponenti politici, cioè Andreotti, Cossiga e Nicola Littieri, erano a conoscenza della prigione e hanno impedito a ufficiali dei carabinieri, ufficiali della polizia, commissari di polizia, uomini della marina militare e anche bersaglieri come questo lato di intervenire per salvare Moro. Questa è una verità ormai accertata e che nessuno ha avuto il coraggio di contraddire. Va bene, se c'è qualche domanda. Grazie, grazie. Ho letto da qualche parte che lei ha parlato del gruppo Bilderberg come... Sì. Ecco, non so bene questo. Sì. Allora, la questione del gruppo Bilderberg c'entra solo di passaggio in questo libro. È accaduto questo, che quando ho incominciato la mia ricerca sulle stragi che sono avvenute nel nostro paese a partire dalla strage di Portella della Ginestra fino alla strage del 1994 mancata, quella che si doveva verificare allo Stadio Olimpico 23 gennaio 94 ad opera di Gaspare Spatuzza, mandato da Galatolo, che era amico di Dell'Utri, che era amico di Berlusconi. Ebbene, quando io ho fatto questa ricerca ho scoperto, dove l'ho scoperto? Allegata alla requisitoria di Alessandrini, un documento importantissimo in cui si parlava di Bilderberg. Questa Bilderberg ti dice in questo documento che era stato trovato dal giudice Stitz in una cassetta di sicurezza di Montebelluna, si diceva che c'era la necessità di fare pressione su diversi paesi, tra cui l'Italia, per condizionare lo sviluppo della democrazia nel nostro paese. Questa pressione avveniva attraverso due entità, uno era Bilderberg e l'altra era la CIA. Allora io ho preso quello che sta scritto in questo documento, io le confesso che non avevo mai sentito parlare di Bilderberg prima di leggere questo documento. Questo documento mi è stato dato da Gerardo D'Ambrosio, circa 4 mesi fa, mi ha dato la requisitoria di Alessandrini e c'era. Lì ho scoperto che esisteva questo gruppo Bilderberg, che io ho potuto leggere in questo documento che questa entità Bilderberg è un soggetto che agisce attraverso anche gruppi terroristici per condizionare
la democrazia in senso conservatore, moderato, in senso coerente con la volontà dei poteri forti, legato pure alla massoneria, ma è tutto scritto in questo documento. Quindi io questo documento l'ho riportato tra virgolette e mi chiedo ancora oggi, ma questo gruppo Bilderberg esiste ancora oppure no? Bene, mentre mi facevo queste domande ho saputo che c'è stata una riunione del gruppo Bilderberg a Roma, a cui hanno partecipato diversi direttori di giornali, tra cui il direttore del Corriere della Sera, purtroppo anche il Presidente del Consiglio e purtroppo anche alcuni ministri e alcuni direttori di testate, tra cui la Sette, Barnabè e anche il direttore della RAI. Cioè questi sono potentissimi, però questa cosa è avvenuta dopo che ho scritto il libro, quindi io ho scritto mettendo tra virgolette un documento che era legato alla requisitoria di Emilio Alessandrini, che è stato pubblico ministero della strage di Piazza Fontana. Quindi la questione di Bilderberg è una questione seria sulla quale bisognerebbe fare un'inchiesta veramente libera, però, perché se questa inchiesta la fanno quelli che sono amici di Bilderberg, allora è meglio non fare, perché così si perde solamente tempo. Comunque vedo che le domande sono state fatte, io sono... Prego signora, vedo che lei lì vuole fare una domanda, anche lei no, non la vuole fare. Non è obbligatorio fare, non è obbligatorio fare domande. Se non ci sono altre domande, sto guardando ma non le vedo, direi che possiamo davvero avviarci a concludere questo incontro, sapendo che poi no, sarà comunque disponibile qui ancora per firmare le dediche sui libri per chi li vuole, una particolare dal signore laggiù che sicuramente dopo la domanda che ha fatto dovrà leggere sicuramente il libro proprio perché dovrà trovare o non trovare conferma. Però non è obbligatorio comprare il libro, anzi te lo sconsiglio. No, è un obbligo morale. No, dicevo, il libro potete comprarlo e potete ancora, non necessariamente, ma potete ancora fare domande, eccetera, parlare. Se ne va via proprio, non lo vuole proprio sentire. Tra l'altro nel libro, prima che vada via, nel libro le lettere di Aldo Moro sono assolutamente citate. E sono citate le lettere di Aldo Moro. Sì, sì, le lettere di Moro, infatti non ho risposto. Moro aveva ben capito quello che ci stava accadendo. Lui aveva anzi capito che questa sua condanna a morte era dovuta al fatto che alcuni non volevano che lui diventasse Presidente della Repubblica. Voglio vedere che lui ha scritto a Zaccagnini: caro Zaccagnini, se qualcuno di voi pensa che io una volta libero mi possa candidare alla Presidente della Repubblica, lo rassicuralo, perché non mi candiderò più. Lui già si era fatto candidare la volta precedente, prima di essere, ed era stato bocciato perché era stato eletto Giovanni Leone con l'appoggio di Gelli, che aveva 105 parlamentari aderenti alla P2, perché disse Moro, disse io non mi candido perché la mia famiglia è ferocemente contraria alla mia candidatura. Quindi lui aveva ben compreso che dietro le ragioni di Stato, dietro tutte le ragioni apparenti di Stati internazionali, eccetera, c'era una lotta per il potere, come diceva Giulio Cesare, nel dramma di Giulio Cesare, Shakespeare diceva, parlando dell'uccisione di Giulio Cesare, quali private ambizioni vi hanno indotto ad ammazzare Giulio Cesare? Perché questo era stato ucciso un poco perché si voleva difendere la Repubblica e un poco perché si voleva occupare il posto di Giulio Cesare da parte dei suoi assassini. Così io ho scritto nel libro quali private ambizioni. Comunque la domanda è giusta, bisognerebbe fare un'altra riunione, ma non è il caso adesso, per parlare delle lettere di Aldo Moro, che sono sconvolgenti. E tra l'altro proprio quelle lettere lì, che sono risultate tutte autentiche, nei tempi della trattativa e della linea della fermezza, erano proprio i suoi colleghi, amici di partito, che sostenevano che erano lettere false.
se vi ricordate, si era scritta che non erano assolute, poi con le perizie calligrafiche si andò a sostenere che erano lettere storte con la violenza, eccetera, mentre quello che ha appena detto è proprio vero, perché Moro aveva lucidamente capito da subito qual era la questione. Avrete capito, il tema è vastissimo. L'ora è tarda. No, dice questo. Dice Moro. L'abbiamo costretto a... Non creda la DC di aver chiuso il suo problema liquidando Moro. Io ci sarò ancora come un punto irriducibile di contestazione e di alternativa. Per questa ragione chiedo che i miei funerali non partecipino le autorità dello Stato e gli uomini di partito. Chiedo di essere seguito dai pochi che mi hanno voluto veramente bene e sono degni di accompagnarmi con la loro preghiera e il loro alto amore. E questa è una cosa che ha profondamente rattristato, che alcuni amici, senza né conoscere né immaginare la mia sofferenza, abbiano dubitato dell'autenticità di ciò che andavo sostenendo. Lui è rimasto proprio angosciato, 75 intellettuali hanno detto che lui era in preda alle Brigate Rosse, e tra questi 75 c'erano pure dei professori, c'era forse anche qualche parente strettissimo di Aldo Moro, e i giornali purtroppo accreditavano questa balla che Moro era in preda degli stupefacenti, a delle azioni di pressione violenta da parte delle Brigate Rosse. Non è così. Io ho parlato con Gallinari e mi ha detto che lui era perfettamente lucido, anzi ha sgomberato il campo anche da un'altra bugia, cioè lui ha voluto sapere se la scorta era stata uccisa, e quando ha saputo che la scorta era stata sterminata, due carabinieri, Domenico Ricci e Oreste Leonardi, e tre poliziotti, e Giulio Rivera, Francesco Zizzi e Raffaele Iozzino, a cui dedichiamo un applauso, perché si tratta di marchi della democrazia, e poi quando lui ha subito questo ha pianto una notte intera e ha scritto una lettera per la famiglia dei suoi uomini di scorta, che quel miserabile vigliacco e abietto assassino di Moretti ha vietato di consegnare, perché non voleva che Moro apparisse una persona generosa e sensibile, ma che apparisse un cinico, spietato uomo politico che non si era preoccupato. E questa verità finalmente è venuta fuori grazie alle dichiarazioni finali di Prospero Gallinari. Allora, vi ringrazio. Allora, io applauso. Volevo solo ancora ricordarvi l'appuntamento di domani.